di problemi, di crolli, di scioperi che lasciamo i turisti fuori dai cancelli, di incapacità di spendere i fondi europei, invece è diventata una bellissima storia, è stata presa come modello dall'UNESCO, dall'Unione Europea, per spendere, come dimostrazione di spendere bene le risorse. È un luogo in cui ci sono viaggiatori che vanno via soddisfatti, in cui ci sono giovani archeologi che scavano e studiano. La dimostrazione è che se in Italia lavoriamo con una squadra e crediamo in noi stessi, possiamo fare bene e anche stupire il mondo. Prima parlava di 50 milioni ulteriormente stanziati. Qual è stata la spesa totale in questi? Il grande progetto Baire, 105 milioni sono stati spesi. Adesso sono stati stanziati altri 50 milioni che consentiranno di proseguire questo lavoro. Come sono ripartiti, mi scusi, tra Italia e Europa questi fondi? Sono in parte fondi europei, in parte fondi CIPE. Ok, grazie. La possibilità di avere invece giovani che vengano assunti sia come custodi, come archeologi, concorsi, diciamo, del ministero? È un tema generale che abbiamo come pubblica amministrazione, abbiamo come ministero. È stato fatto un concorso di 1000 posti negli anni passati, adesso c'è il corso. Un altro concorso a 3.000 posti, non basta perché quota 100 e il turnover naturale ha bisogno di personale, di persone di custodia, persone di ricercatori, archeologi, storici dell'arte, artisti. I 1.000 che sono entrati non sono abbastanza perché stiamo investendo sempre di più nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio storico artistico della nazione come ci impone la Costituzione, quindi servono personale, servono giovani che abbiano entusiasmo e voglia di fare come quelli che si vedono scavare e fare ricerca qua a Pompei. Ministro, i nuovi direttori a Palazzo Reale, a Girolamini, a Napoli? È già stato pubblicato il mando internazionale sull'Economist, l'abbiamo pubblicato sulla stampa estera, stiamo aspettando che arrivino le domande, poi ci sarà una commissione di alto livello come le altre che sceglierà i migliori. Ah, okay, usciamo. Tempi? Dobbiamo uscire un secondo. Io direi che prima dell'estate ci saranno i nuovi direttori. Okay.